Signori, buongiorno, iniziamo l'imbarco del volo 592, partenza per Venezia attraverso uscita d'imbarco numero 16. Alessio ha 46 anni, è di Siracusa e da 14 vive a Roma. Ogni volta che si avvicinano le feste, prova a tornare dai parenti. In pausa pranzo cerca i voli per Pasqua. Sto provando a fare un biglietto per la mia famiglia, quindi due adulti e una bambina che ha appena compiuto 11 anni, che voglio portare dai nonni in Sicilia. Partenza venerdì 29. Per risparmiare devo partire alle 6:20 da Roma e arrivare a Catania alle 7. Sveglia alle 3:30. Sveglia prestissimo a tutti. E andiamo a più di 300 euro a persona. Andate e ritorno. Andate e ritorno. Prezzi alle stelle per questa Pasqua su tutte le tratte. Da 365 euro in su l'andata e ritorno a Catania da Torino, da 319 da Verona, 317 da Venezia. Situazione analoga per Palermo e per volare in Sardegna. Le tratte più care in assoluto, Torino-Catania e Bologna-Alghero. Le festività scatenano gli algoritmi e fanno impennare i prezzi. Per questo, anni fa, Alessio ha creato su Facebook il gruppo Siciliani a Roma, in cui ci si scambia consigli sui prezzi. Ma è una pagina, sì, che è sicuramente una lotta per far applicare sempre più quello che è per legge la continuità territoriale e quindi coinvolgere un po' tutti i siciliani che sono qui a Roma, ma non solo per il trasporto aereo, anche per il trasporto ferroviario. Quindi alla fine andrà o no a Pasqua con l'aereo? No, rinuncio per il caro voli, rinuncio perché costa troppo.